Allora, cominciamo l'ultima lezione di teoria, continuando e completando, anche se lo faremo in maniera abbastanza superficiale, abbastanza, diciamo, rimanendo su livello di astrazione piuttosto alto, gli aspetti di controllo di interazione. Oggi andiamo avanti con il controllo di forza. Allora, cosa abbiamo visto fino adesso? Controllo di debolezza e controllo di impedenza, che sono due cosiddette algoritmi di controllo della forza indiretti. Allora, noi nel controllo dell'impedenza, il nostro obiettivo di controllo non è quello di assegnare una forza desiderata nello scambio con l'ambiente, il nostro obiettivo è quello di assegnare un comportamento desiderato al robot. Vogliamo sagomare, vogliamo assegnare una funzione di trasferimento che rappresenta il modo in cui il nostro robot reagirà a un'interazione con una persona. Quello che facciamo adesso invece è dire: ok, io invece per questo compito ho bisogno di essere sicuro che sto assegnando 10 Nm, per esempio, se è una coppia o 10 Newton se è una forza lineare. Per cui io ho bisogno di chiudere un loop di controllo in forza. Devo portare a zero un errore di forza. Quindi il nostro obiettivo di controllo adesso è diverso rispetto all'impedenza, rispetto alla cedibilità. Allora, che cosa, diciamo, si potrebbe fare? Beh, prima di tutto noi dobbiamo scendere a patti con una caratteristica tecnologica, e cioè i sensori di forza sono sempre molto rumorosi. La rumorosità del sensore di forza ci costringe abbiamo due opzioni. Una, possiamo filtrare. Beh, filtrare sì, si può sempre fare, filtrare un bel filtro passo basso e leviamo tutto il rumore in alta frequenza, però il filtro passo basso introduce un ritardo temporale. Il ritardo temporale è destabilizzante. Filtrare non è un'opzione che consideriamo valida in questo contesto. La seconda è, beh, non possiamo derivare il segnale. Derivare un segnale di forza significa amplificare la componente di rumore, perché la derivata sappiamo che amplifica le alte frequenze, per cui questo significa che noi utilizzeremo degli algoritmi di controllo, quindi delle retroazioni in cui, come detto, noi abbiamo l'obiettivo di portare a zero l'errore, evitando di derivare il segnale che proviene dal sensore di forza. Va bene? Se vi ricordate, un altro sensore che è particolarmente rumoroso è per esempio l'accelerometro. No? Sono, diciamo, sensori che sono parenti tra di loro, perché vanno, diciamo, nelle accelerazioni, nell'ambito dell'accelerazione delle forze. Ok, allora quello che facciamo è progettare un loop esterno di forza, e questo lo usiamo come ingresso per un controllo di posizione. Allora, qui c'è scritto model base, nel senso che noi lo applicheremo su degli algoritmi, con degli algoritmi model base di cosiddetto basso livello. Però l'importante è semplicemente, dal punto di vista concettuale, che noi l'anello esterno di forza lo diamo interno a un controllo di posizione, e vediamo adesso uno schema a blocchi. Partiamo con questa ipotesi, e cioè che abbiamo variabili di posizione solamente e che l'ambiente reagisce in maniera puramente elastica, esattamente come abbiamo visto anche, diciamo, la scorsa lezione, mercoledì. Va bene? Per cui la forza all'organo terminale, F con E, quella scambiata con l'ambiente, sarà uguale ad una matrice di rigidità, in questo caso, qui c'è proprio la costante della molla, che moltiplica lo scostamento rispetto a una posizione di riposo. Allora, cerchiamo un attimo forse di visualizzare un attimo Allora, se questo è X con E, l'organo terminale,
e questo qui è un X con R. Ovviamente se io scrivo X con R e sto facendo riferimento a un piano è matematicamente sbagliato, va bene? Però diciamo, è giusto per capire che X con R dovrebbe essere a questo punto il punto più vicino proiettando sulla superficie di riposo del piano, però così ci capiamo. Questo è lo scostamento e diciamo all'orlo terminale io sto osservando una forza di questo tipo. Ora la K, dobbiamo un attimo ragionare sulla K. La K è una matrice 6x6 per come è stata scritta, bene, ed è rappresenta la rigidezza. Ora un attimo una riflessione: se io faccio l'ipotesi per esempio di un piano che cede in una sola direzione, chiaramente in questo caso ho fatto un piano inclinato, faccio un piano perfettamente verticale, chiaramente diciamo qualsiasi interazione lungo la normale al piano viene vissuta dall'organo terminale con uno scambio di forze. Ma se io mi muovo in questa direzione, anche se sono in contatto, non c'è nessuna, non sto eccitando nessuna elasticità del mio piano verticale. Ignorate l'attrito, diciamo, di scivolamento, quello c'è, però adesso nel nostro modello non lo vogliamo mettere, va bene? Quindi in questo caso chi è la K? Beh, se io faccio, definisco una terna solidale all'ambiente in posizione di riposo e per esempio decido che questa è la terna X, la mia K sarà uguale, beh, per esempio dice la terza e poi tutti zeri. Ad esempio, ok? Perché in questo caso sto modellando la reazione lungo questo X solidale, ho aggiunto questa terna solidale all'ambiente e chiaramente in maniera tale da poter modellare anche l'assenza di interazione elastica, devo poter pensare che questa matrice qui sia una matrice che tendenzialmente ha molti elementi nulli. Evitiamo, diciamo, cose più complicate che si possono anche pensare, però rimaniamo, diciamo, un modello molto semplice. Quindi K è semidefinita positiva, nel senso che lungo le direzioni in cui c'è interazione, chiaramente la elasticità è positiva, quindi il mio ambiente sta respingendo l'interazione, ma lungo le altre direzioni è zero. Quindi dal punto di vista matematico questa matrice è semidefinita positiva, non è definita positiva. Okay? Quindi questo è il nostro modello ambientale ed è lo stesso, diciamo, di due giorni fa, semplicemente non sono entrato nel dettaglio di questa della matrice K, ma è la stessa cosa. Ora entriamo un po' più nel dettaglio perché cerchiamo anche di capire che cosa succede se io assegno una forza desiderata in una direzione in cui non c'è interazione, per esempio. Va bene? Sbaglia ad assegnare la forza. Lo vedremo. Allora, cosa facciamo? Beh, scriviamo la nostra legge di controllo in maniera molto simile a quello che abbiamo fatto, diciamo, fino adesso, nel senso che vediamo i vari termini, non sono sorprendenti in qualche modo. Allora, cosa sto facendo? Sto compensando completamente tutti i termini non lineari e sto anche compensando la forza in punta. Geta sposto H con E significa che io da un lato nel controllo compenso la forza in punta, dall'altro però questa forza la faccio rientrare nello schema di controllo in una maniera più appropriata, in una maniera che mi piace di più. La B a cosa serve? In maniera tale da avere una diretta proporzionalità fra la variabile ausiliaria y che ancora devo definire e o q due punti o x due punti, a seconda che io usi il modello scritto nello spazio cartesiano oppure nello spazio di aggiunti. Va bene? Qui, diciamo, si capisce dalla y che è la riga successiva, si capisce che io sto considerando il modello nello spazio cartesiano. Adesso che cosa faccio? Va bene, definisco questa y.
punti, diciamo, li possiamo fare abbastanza facilmente, adesso non li facciamo, però cerchiamo di dare un'interpretazione a questi termini, perché sono, fra virgolette, più o meno sempre gli stessi e hanno lo stesso ruolo. Allora, partiamo da G punto, che serve quando io vado a fare la derivata di x punto uguale g q punto, serve semplicemente per compensare il termine in g punto. Quindi dal punto di vista matematico questo mi cancella quel termine che fra virgolette mi dà fastidio. Poi il g, lo jacobiano, va bene, compare nelle equazioni e sappiamo che lo jacobiano compare sempre, perché rappresenta proprio questa mappatura fra spazio disgiunto e spazio cartesiano. M con D è un parametro di progetto e quindi ci comparirà dopo nelle equazioni differenziali che rappresentano la dinamica dell'organo terminale, e poi i due termini, diciamo, di controllo, fra virgolette, sono questi due. Allora, io, sì. Dove c'è meno 1? Ah, sì, sì. Poi ci sono questi due termini che sono i termini di controllo. Allora, ormai, diciamo, ci è capitato spesso, per cui sappiamo bene che ruolo hanno questi termini all'interno delle equazioni differenziali. Allora, i termini in velocità sono i cosiddetti termini di smorzamento, bene? E in questo caso io vedo che leggo meno kd x punto con e. Non c'è una variabile desiderata, e altrimenti avrei avuto un più kd x tilde punto. Bene, quindi quando io ho un'equazione diciamo nell'errore, me lo trovo sempre col segno positivo per l'ipotesi che noi facciamo, che l'errore è sempre la grandezza desiderata meno quella attuale. Quando invece ho un problema di tipo regolazione, io me la trovo con il meno, però se pensate alla stessa cosa, più kd x punto desiderato meno x punto con e, quindi è sempre l'azione, diciamo, dal punto di vista fisico è assolutamente identica alla precedente. E poi ho un kp che moltiplica un x con f meno x con e. X con f non è chiaro chi sia dal punto di vista, cioè non l'abbiamo ancora definito, non è che non è chiaro dal punto di vista, diciamo, di questa azione di controllo. Questo è un riferimento, è come se fosse la grandezza desiderata, quindi devo cercare di capire chi è questo x con f. Lo devo definire più che cercare di capire, perché chiaramente noi stiamo presentando qualcosa che è già noto in letteratura. Allora, quindi questa è un'azione di controllo in cui il mio compito è portare x con f meno x con e a zero. Se io guardo solamente queste due equazioni, quello che posso dire è che questo controllore ti porta x con e ad essere uguale a x con f. Ancora non c'è nessun loop di forza qui, va bene? Lo introduciamo adesso, il loop di forza. Ora, a questo punto, che cosa dico? Allora, x con f io la scelgo in maniera tale che sia l'uscita di un controllore in forza, quindi del loop in forza. A questo punto quindi io ho la forza desiderata costante, questa è la forza dell'ordine terminale, questo rappresentano l'ingresso per un generico controllo in forza. Questo c con f è un controllore in forza che adesso dettaglieremo, adesso ne vediamo due di possibili controlli in forza. Bene. Dal punto di vista concettuale, quello che sto facendo è molto semplice. Allora, guardiamo l'interpretazione fisica di quello che sto facendo. Io immaginiamo di essere in contatto con la superficie, però la superficie è nella sua posizione di riposo, quindi f con e uguale a 0, perché ancora non sto eccitando nulla, quindi qua ho 0, però voglio applicare una forza
di 10 newton, va bene? 10 newton è un chilo, voglio applicare questa forza. Allora, in questo momento io ho un errore, questo errore mi aumenterà x con f. Quindi questo che cosa significa? Io sto dicendo al mio sistema di controllo di penetrare nell'ambiente, quindi comincio a spingere. Quando comincio a spingere, f con f chiaramente comincia a essere diverso da zero e aumenta finché questo non è zero, va bene? Tra virgolette, perché in realtà vediamo che non è detto che sia così. Però il concetto è molto semplice. X con F è legato all'errore di forza e spingo finché l'errore di forza è diverso da zero. E questo X con F lo uso poi per un controllo di posizione. Quindi, se volete, in questo momento noi stiamo ignorando completamente il fatto che ci sia un robot, perché stiamo ragionando solamente sull'organo terminale. Volendo, possiamo anche ragionare solamente sulle singole direzioni, se ruotiamo opportunamente tutte le terne. Quindi abbiamo semplificato in maniera significativa quello che è il nostro problema, tutti i nostri gradi di libertà. Bene? Allora, è chiaro che io la forza all'organo terminale potrebbe venire da qualsiasi cosa, potrebbe venire da un operatore che spinge, potrebbe venire da un peso, potrebbe venire da qualsiasi cosa. Quindi adesso, per studiare il comportamento del controllore, io decido di fare l'ipotesi, cioè di usare l'ipotesi che abbiamo appena descritto inizio lezione, cioè che il mio ambiente sia una molla perfetta, quindi è semplicemente elasticamente cedevole, con una K che quindi è semidefinita positiva ed è anche nota, vedete tutti, ogni volta che vedete dei numeretti, se sono dei parametri del progetto del controllore, sono noti per definizione perché li sto costruendo io, però se questi numeretti sono riferiti o al modello matematico o all'ambiente, comunque è un'ipotesi, diciamo, da prendere, da fare con attenzione. Ok, allora che cosa succede? Succede che le equazioni che rappresentano la dinamica all'organo terminale, da equazioni di questo tipo qua, quindi sono equazioni del secondo ordine, in cui x con f era ancora da decidere, qui senza interazione posso fare quello che voglio, diciamo, diventano queste equazioni qui, ok? Quindi abbiamo un m con d x due punti con e, quindi la massa che decido io per l'accelerazione dell'organo terminale, più smorzamento, e anche questo è deciso da me perché lo smorzamento del controllo, e poi a questo punto abbiamo un termine, diciamo, proporzionale nell'errore, proporzionale nella posizione, cioè adesso non si legge molto bene ancora, perché questo KP che moltiplica matrice identità più C con F che è il controllo, K per X con E, non è chiaro perché è un'azione proporzionale, ma non è nell'errore, perché è difficile da leggere, lo leggiamo meglio dopo. Poi al secondo membro compare sia la forza desiderata che la posizione al regime, la posizione di riposo dell'ambiente. In questo momento non si legge molto bene quello che sta succedendo, però matematicamente queste sono le equazioni differenziali. Bene, se io invece guardo lo schema blocchi, con lo schema blocchi le cose secondo me sono abbastanza più chiare. Bene, guardiamo questo schema blocchi e cerchiamo, diciamo, partiamo dall'esterno. Io assegno una certa forza desiderata, questa forza desiderata viene confrontata quindi in un nodo sommatore con la forza misurata, va bene? Questa forza misurata è l'ingresso per un controllo, questo C con F vuol dire che qui c'è un controllo dinamico, diciamo C con F di S, della variabile Laplace, potrebbe essere un proporzionale integrale, potrebbe essere un proporzionale. L'unica cosa che ho detto è evito di derivare questo segnale, questa è l'unica cosa che mi sono, diciamo, inibito, però è un controllo di quelli che abbiamo diciamo, che avete studiato in fondamenti di controllo. L'uscita viene utilizzata come riferimento per la posizione dell'organo terminale, esattamente come, diciamo, abbiamo detto qui, va bene? E dopodiché quindi ho un errore nell'organo terminale, questo qui viene moltiplicato per un guadagno di posizione che quindi decido io, e a questo punto io
continuo col mio controllo di posizione. Guardate, qui io il robot non lo vedo proprio, perché io ho scritto solamente lo schema a blocchi di queste equazioni differenziali qui, va bene? Quindi io il robot qui non lo vedo proprio, è una rappresentazione della dinamica dell'organo terminale, considerando che io ho applicato queste leggi di controllo qua, che hanno quindi linearizzato la dinamica, ho compensato tutto. Quindi ho semplificato in maniera notevole, lo Jacobiano qua non c'è, ho semplificato in maniera notevole tutto quello che è il mio sistema, tutte le equazioni non lineari, accoppiate, eccetera, eccetera. Quindi ho il doppio integratore che rappresenta la dinamica dall'accelerazione alla velocità alla posizione, e poi io qui, mettendo quest'altro nodo sommatore e K, io diciamo riporto indietro la forza all'organo terminale, in cui chiaramente io ho messo la K dell'ambiente. Va bene? Ok, questo algoritmo di controllo non è efficiente se io uso qui, cioè qui significa nel controllo in forza, se io usassi un controllore puramente algebrico. Puramente algebrico cosa significa? Semplicemente un guadagno. Allora, perché? Vediamolo in maniera più o meno intuitiva sulla base delle conoscenze di controlli automatici. Perché sarebbe un sistema di tipo zero, non ho un polo nell'origine, va bene? E allora questo significa che io, se ho un errore nullo all'ingresso di questo blocco di controllo, quindi all'ingresso di C con F, un errore nullo con un controllore puramente algebrico, cioè solo guadagno, significa anche un'uscita nulla, banalmente. Ma un'uscita nulla significa che io sto dicendo che X con F è uguale a zero, ma allora questo significa che io, diciamo, non sto penetrando nell'ambiente, e allora questo significa che banalmente non ho interazione. Cosa succede? Quello che succedeva in controlli, che io alla fine vado al regime con un errore diverso da zero, perché alla fine si crea un equilibrio fra l'errore all'ingresso e l'interazione, poi in questo caso interazione con l'ambiente. Allora non va bene, e diciamo lo schema di controllo va bene, mi piace, però devo cominciare a escludere la possibilità più semplice di avere un controllo puramente algebrico in C con F. Beh, cosa faccio? Ci metto un'azione integrale, va bene? Quel polo nell'origine che mi fa portare l'errore a zero, allora che problema c'è? Lo aggiungo, ok? Lo aggiungo e guardate, scelgo un controllore PI, non può essere un PID. Sempre perché l'azione derivativa è tecnicamente, no, tecnologicamente non possibile, perché amplificherebbe troppo il rumore. Però l'azione integrale sì, l'azione integrale anzi, diciamo, è un filtro passo a passo. Come faccio a scegliere tutti quanti i guadagni? Beh, qua dice una cosa abbastanza nota, cioè tutte quante le matrici di progetto, che a questo punto sono 4, si scelgono secondo, diciamo, i dettami o gli approcci di controlli classici, quindi margine di stabilità e la banda passante. Io cerco di avere i guadagni di posizione più alto possibile, so che sono destabilizzanti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, se sono stato bravo e ho progettato un sistema stabile, guardate al regime io che cosa ho. Allora, al regime ho queste due equazioni, vediamo un attimo come interpretarle. Come interpretare queste due equazioni? La forza dell'organo terminale è uguale alla forza desiderata,
Ok? Questo è un vettore 6 per 1, ma io difficilmente assegno 6 componenti diverse da 0, perché se ci pensate è un tipo di interazione un po' strano, 6 componenti diverse da 0. Dovrei avere un organo terminale che sta interagendo con un ambiente sia nelle 3 componenti di forza lineare che nelle 3 componenti di momento. Ok? Pensiamo a questo, semplifichiamo l'idea. La forza desiderata avrà una componente diversa da 0 e 5 componenti nulle qua. Va bene? Facciamola anche semplice, nel senso ancora più semplice, perché adesso vogliamo capire il concetto. Non consideriamo neanche il piano inclinato, perché poi devo pensare in quale terna rappresento questa forza desiderata. Proprio un piano in cui l'interazione è parallela a uno dei 3 versori della terna inerziale, in maniera tale che io ho proprio la situazione che ho appena detto, una componente diversa da 0 e 5 elementi nulli, proprio la cosa più semplice. Ora io qui quindi che cosa ho? La mia forza desiderata, dico pure che è lungo la x, avrà 10 newton lungo x e tutti 0. Ok? All'organo terminale effettivamente io a regime, siccome ho progettato bene il mio controllore, io a regime ho che la forza all'organo terminale è questa qui, 10, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Detto questo, siete in grado di dirmi cosa succede a questa seconda equazione? Questa è la K ambientale. Quindi la posizione dell'organo terminale, quale sarà? Questa è algebrica, non ci sono derivate. Queste sono 6 equazioni. Il contributo di forza però soltanto nella direzione in cui posso cedere, in cui sto agendo. Allora, rifacciamoci a questo. Io qui ho un numero diverso da 0 solamente lungo quello. Ok. Quindi nelle altre direzioni questo qui è 0. E quindi x con e quanto vale? Al regime, quindi vogliamo, separiamo le direzioni, ok? Ma lei sta moltiplicando a sinistra per k meno 1 e semi di finita così io. Non è invertibile. Allora, perché questa qui non è stata esplicitata? Perché k non è invertibile? Allora ci costringe a fare un ragionamento. In realtà è molto semplice, è molto semplice. Ragioniamo sempre sul caso disaccoppiato, cioè con le direzioni facili da leggere. Allora lei ha detto giustamente FD è diverso da 0 solamente in una direzione, in questo caso è la X. Allora cominciamo prima in questo caso, a ragionare in questo caso qui. Qui ho 10 newton. K qui ha un valore diverso da 0, quindi io che cosa ho? Un certo coefficiente per la posizione dell'organo terminale lungo x uguale, vabbè, lo stesso coefficiente per la posizione di riposo più un termine diverso da 0. Questo lo posso esplicitare ovviamente sì, perché divido per k, vabbè, quindi qua è quasi semplifica. E che cosa ottengo? Ottengo che la posizione dell'organo terminale sarà data dalla posizione di riposo più, e qua entra in gioco sia la forza desiderata che la costante ambientale. Va bene? Cosa significa? È molto diciamo, intuitivo, è facile se io semplifico il ragionamento. Se sto spingendo lungo questo piano verticale che cede dal punto di vista elasticamente, io la forza lungo x l'ho assegnata e ho ottenuto quello che volevo, ma la posizione lungo x mi prendo quella che capita, non la decido io. Poi affondo di più o di meno in base al rapporto relativo tra la forza desiderata e la rigidezza dell'ambiente. Va bene? Molto semplicemente in quella direzione mi frego, non posso assegnare posizioni e forza lungo la stessa direzione, perché fisicamente è un problema mal posto, non posso ottenere le due cose. Bene,
Che succede lungo le altre direzioni? Lungo Y e Z che succede? K quanto vale in quella direzione? No. 0 uguale a 0, non ci dà informazioni, ok? Non ci dà informazioni, però diciamo qua non mi dà informazioni, torniamo qui. Ma se io ho messo 0 lungo y e lungo z, per esempio, e lui non sta interagendo, 0, 0. Allora, se io scrivo così l'algoritmo di controllo è un'ingenuità, è solo concettuale, perché nelle direzioni in cui non c'è interazione quello lo legge come valore desiderato 0. E là, insomma, è chiaramente non è quello che voglio, perché lo 0, diciamo... Però dal punto di vista concettuale stiamo andando avanti e stiamo arrivando a qualcosa di utilizzabile. Per ora diciamo, ci dobbiamo accontentare del fatto che ok, lungo le direzioni del controllo di forza sto facendo una cosa fatta bene, lungo le altre direzioni ancora no. Ok. Ora vi faccio una domanda, immaginate di aver sbagliato e di aver assegnato la f desiderato diversa da 0 non lungo la normale ma lungo un altro degli assi. Che succede? Quindi per esempio lungo z. Guardate qua per capire. Che succede se io assegno una forza di desiderato lungo, perché poi ho fatto un baco, cioè, invece di fare 10, 0, 0, 0, ho fatto 0, 10, 0, 0, 0. Che succede? Dove non c'è, e quindi succede che il vostro ordine terminale va in deriva, va bene? In questo caso l'effetto sarebbe drammatico, perché voi avete proprio sbagliato avete proprio sbagliato la direzione, per cui ve ne andate velocemente in deriva. Però immaginate qui, questo piano non è 45 gradi, è 44,8 gradi, va bene? Lo avete acquisito tramite un sistema di misura che non è mai perfetto. Quindi sicuramente avete un errore, diamolo per scontato che c'è un errore, per quanto piccolo c'è un errore. Questo significa che voi starete sempre chiedendo una componente in una direzione in cui non c'è forza. Ok, quindi cominciamo a vedere una serie di problemini di questo algoritmo, del controllo in forza. Allora, un'altra possibilità invece del PI è, però faccio vedere prima lo schema blocchi e poi torno indietro, invece del PI è dire, col controllo in posizione, di dire ok, il riferimento che tu mi stai dando io non lo uso come riferimento di posizione ma lo uso come riferimento di velocità. Quindi dal punto di vista dello schema blocchi, se voi guardate, come schema blocchi abbiamo semplicemente, fra virgolette, levato un loop, perché l'errore di forza a questo punto moltiplicato con un guadagno, K, quindi con un controllore puramente algebrico, viene dato direttamente al loop interno di velocità. Ok?
In questo caso, questa è come dargli un'azione integrale. Abbiamo un sistema di tipo 1, per cui avrei un errore nullo a regime. Se vado a guardare le equazioni, nelle equazioni vedo che c'è solamente KP x con f, e x con f è sempre legato all'errore, però in questo caso in maniera proporzionale. E va bene così, perché questo viene interpretato come un riferimento di velocità. Per cui, per quanto diciamo io abbia un errore diverso da zero, questo mi chiede una velocità diversa da zero e è equivalente al caso precedente. Ancora una volta, queste equazioni diciamo non sono di immediata leggibilità, quindi nello schema blocchi lo vedo più chiaramente. E poi a regime ho la stessa, l'equilibrio, se lo studio ho la stessa cosa, va bene? Quindi sono due formulazioni più o meno equivalenti, non sono proprio la stessa cosa. Questo diciamo lo possiamo ricordare dai controlli, nel senso che cosa cambia se io ho un loop esterno con un controllo dinamico oppure ho loop interni con controlli algebrici. Non so se si studia ancora, però va bene, insomma, sono piccole differenze dal punto di vista del comportamento, però per noi per adesso consideriamoli equivalenti, perché per comprendere il controllo in forza è come se lo fosse. Ok. Allora, quali sono i problemi degli schemi precedenti? Quali sono le controindicazioni? La prima è quella che abbiamo appena individuato, e cioè che una conoscenza perfetta dell'ambiente è un'ipotesi che è sottesa diciamo nell'azione di controllo, perché se io assegno una forza desiderato, allora qui è scritto in maniera matematicamente corretta che non appartiene al range di K, all'immagine di K, che geometricamente è quello che vi ho detto io. Cioè, questo è K, in questo caso il mio K è veramente pulito, nel senso che ho un elemento diverso da 0, tutti zeri. Se la mia forza è desiderata, a questo punto ha delle componenti che non siano nuovo X. Matematicamente significa non appartiene al range di K. Okay? Se quindi la mia forza desiderata non appartiene al range di K, io ho un drift, cioè una deriva, uno scivolamento dell'organo terminale, perché le componenti vengono interpretate come riferimenti di velocità, vabbè, o di posizione. Adesso qua c'è scritto velocità perché fa riferimento al secondo schema, o di posizione. Guardate, se io faccio un errore molto piccolo, in realtà c'è l'attrito statico che mi aiuta, per cui se il mio errore è molto piccolo io non è detto che vado in deriva, dipende anche poi da altre proprietà, però diciamo nell'ipotesi che non ci sia attrito sulla superficie del contatto, allora questo va in deriva. Se faccio la simulazione va in deriva, faccio l'esperimento dipende. Ok, ovviamente se c'è un'azione integrale, però prima o poi integrale carica, integrale è sempre delicato, ok. L'altro problema lo abbiamo già visto, nel senso che voi l'avete già commentato. Io qui in questa equazione, tornando qua mi accorgo che lungo le direzioni in cui non c'è interazione, questo schema interpreta la x con f come un riferimento che vale 0, per cui io sto portando l'organo terminale a 0, non vuol dire assolutamente nulla, cioè proprio non ha senso. Nello schema con controllo in velocità invece lo porta la velocità a 0, magari va un po' meglio, però comunque non sto controllando lungo quella direzione. Io vorrei potermi muovere sia lungo la superficie che assegnare la forza nella direzione perpendicolare. Ok, allora cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo introdotto il concetto di controllo in forza come loop esterno di forza, retroaziono la variabile forza. La cosa è fattibile? Sì. Lungo la direzione diciamo in cui c'è interazione con l'ambiente sono abbastanza soddisfatto, però questo schema non è definitivo perché lungo le altre direzioni non va bene. Io devo fare qualcosina, devo fare delle,
delle modifiche al controllo, a questo controllo di forza. Una possibile modifica è questa, che si chiama controllo in forza posizione, controllo parallelo forza posizione. Bene? Cosa sto facendo con questa modifica? Diciamo, cosa è cambiato? Allora, se io prendo l'equazione, guardate qua, invece di mx con e, metto più x tilde, dove x tilde a questo punto è un errore di posizione rispetto a una x desiderata, quindi rispetto a una posizione desiderata. Lo schema blocchi è veramente, diciamo, poco cambiato rispetto allo schema blocchi precedente. Io ho messo solamente un x desiderata nel nodo sommatore all'ingresso del controllo di posizione. Solo questa è la differenza rispetto al primo schema blocchi. Okay? E che cosa sto facendo in questo modo? Beh, in questo modo io gli sto dicendo, guarda, lungo le direzioni in cui tu non hai interazione con l'ambiente, per cui x con f era 0, no, in quelle direzioni, io ti do una x desiderata. Per cui nelle direzioni in cui tu non hai interazione con l'ambiente, ti prendi la mia x desiderata e diventa un controllo puramente posizionale. Molto bello, cioè è uguale a quello che abbiamo già visto del controllo del moto. Per cui la cosa funziona bene. Direzioni invece in cui c'è interazione con l'ambiente, questo x desiderato dà un po' fastidio e beh, viene visto come un disturbo. Questo x desiderato qui, se vedete, è a valle del controllo in forza e prima della PDS, fatemi dire. E cosa abbiamo sempre visto che, diciamo, dal punto di vista solamente degli schemi a blocchi, che cosa abbiamo visto che può intervenire lì, che noi siamo in grado, diciamo, di gestire con un controllore? Il disturbo. Per cui per il controllo in forza quella x desiderata è un disturbo. Mentre se sono bravo io, diciamo, bravo significa se conosco bene l'ambiente, io posso ridurre questi effetti, però l'ho messo apposta questo x desiderato, l'ho messo apposta perché lungo le direzioni in cui non c'è interazione gli effetti sono benefici, perché altrimenti non si potrebbe proprio implementare questo schema. Lungo le altre direzioni in cui c'è interazione, questo è un disturbo, però le proprietà del controllo interazione mi consentono di dire tu lo rietterai questo disturbo. Qual è il prezzo da pagare? Il prezzo da pagare è che il disturbo comunque, vuol dire, tautologicamente si chiama disturbo, influenza il transitorio, in una maniera che a me non piace, certo, se no non lo chiamo disturbo, gli dà un nome più carino. Questo non è un disturbo fisico, è un disturbo software che metto io, però dal punto di vista delle equazioni è sempre un disturbo, per cui io so, assisterò a un degrado del transitorio, perché al regime le cose le ottengo così come voglio io, perché al regime lo reietto il disturbo. Ora, si può dimostrare che a regime io ottengo questa situazione qua. Questa situazione qui
è una situazione in cui diciamo, vabbè, la forza all'organo terminale è quella che voglio io, esattamente come il caso precedente. Per quanto riguarda la posizione all'organo terminale, invece, io per il parallelo ottengo se sono stato bravo, questo è 0, perché questo è 0 e questo è 0. Vediamo una simulazione. Qui abbiamo un piano verticale in cui x con r è il riposo, xd desiderato e poi vabbè, x con e è stato messo al centro in un punto qualsiasi, ma sicuramente si trova al centro tra i due, non può andare, diciamo. E poi invece per quanto riguarda la y, lì lungo quella direzione non c'è interazione, quindi in questo caso vabbè, l'asse y è verticale. Allora, che cosa assegniamo? Le tre matrici dell'equazione differenziale del secondo ordine continuano a chiamarsi assegniamo l'impedenza. Va bene, dal punto di vista della terminologia noi continuiamo a dire assegniamo l'impedenza, vuol dire assegniamo queste tre matrici MD, KD e KP. E sono numericamente uguali al caso precedente, non è importante, andiamo a vedere i numeretti perché l'importante è vediamo qualitativamente cosa vogliamo vedere. Dopodiché consideriamo ancora i due ambienti che sono più o meno, in questo caso se io dico cedevoli, quindi più cedevole significa che il K più basso, va bene? Altrimenti più rigido sarebbe stato il contrario, sono assolutamente diciamo uno l'inverso dell'altro, se io parlo di cedevolezza e di rigidezza. Però parliamo sempre del campo. Assegniamo una forza desiderata di 10 N lungo X e una posizione desiderata. A questo punto, guardate, dal punto di vista adesso matematico, c'è qualcosa che mi disturba un po'. Io sto assegnando anche la X desiderata lungo X, sapendo che però non la raggiungerò, va bene? Perché il mio algoritmo di controllo mi garantisce questo. E l'assegno quindi di quant'è? Un centimetro e mezzo che affonda nel lungo x e poi voglio invece 10 centimetri lungo y. Il mio controllo in forza è un controllo puramente algebrico solamente lungo x, lungo la direzione in cui c'è l'interazione. Va bene? L'altra interazione è puramente posizionale. Assegno questi guadagni, ovviamente c'è del lavoro per trovare i guadagni, noi ce li prendiamo e basta, quindi assegno questi guadagni per il controllo PI, poi invece un solo guadagno per il controllo con il loop interno di velocità, quindi solamente per il P, e poi un'altra volta il PI per il controllo parallelo. Quindi vediamo questi tre casi numerici. Guardate, il PI per il controllo parallelo ha gli stessi numeretti dell'altro perché noi vogliamo vedere un attimo, no? di paragonare un po' le cose. Allora, che cosa ottengo? Guardiamo prima il loop, guardiamo prima il grafico a destra. Allora, è un PI solo posizione, quindi c'è l'azione integrale
mi garantisce che a regime la forza va a 10 newton, sia nel caso più cedevole che meno cedevole. Cambia ovviamente il transitorio. Perché ovviamente? Perché nell'equazione a ciclo chiuso la K ambientale ha un ruolo, ok? Quindi cambia i coefficienti della. Quindi se io faccio anche la simulazione numerica e non l'esperimento, vengono due simulazioni diverse, esattamente come vediamo adesso. Per quanto riguarda la posizione dell'organo terminale, la posizione dell'organo terminale è diversa a seconda di quanto sta cedendo l'ambiente. Se l'ambiente è rigido, io raggiungo i 10 newton con uno spostamento più piccolo rispetto all'ambiente cedevole. Se spingo contro il marmo o spingo su un coscino, chiaramente per avere la stessa forza io ho degli spostamenti diversi. E va bene, quindi avevo assegnato un centimetro e mezzo e diciamo in questo caso un centimetro e addirittura qualche millimetro, è andato tutto bene. Controllo solamente, diciamo, con un controllore algebrico, un loop interno di velocità, io ottengo questa situazione. Errore a regime per quanto riguarda la forza, ancora una volta zero, quindi la forza a regime assume il valore desiderato sia nel caso di ambiente più cedevole che meno cedevole, dopodiché ho la posizione a regime che è la stessa di prima, se guardate il valore numerico è lo stesso di prima, con un transitorio diverso. Ora qui la frasetta better transit with respect to the sole position loop, considerate che è quello, diciamo, di cui fra virgolette parlavo prima. Voi potete avere, diciamo, un controllore dinamico in loop esterno oppure dei controllori algebrici chiudendo dei loop interni, se si studia ancora in controlli lo capite, se no no e non fa niente, va bene? Cioè, non abbiamo adesso il tempo per vederlo, però c'è la possibilità di avere un transitorio migliore. E vediamo invece l'ultimo caso, il caso parallelo, ancora una volta io raggiungo l'errore nullo per quanto riguarda la forza, però guardate che cosa vedo e tocco con mano in maniera anche abbastanza forte, che c'è un forte degrado delle prestazioni. Questa X desiderato, diciamo, anche se solamente un centimetro e mezzo, è un disturbo. In quanto disturbo, diciamo, fa il suo dovere e disturba. Guardate, questa simulazione è arrivata vicina ad avere una situazione un po' delicata. Qual è la situazione delicata? Che quando noi spingiamo contro una molla, c'è una posizione di riposo, ogni volta che io affondo ho una forza, diciamo, che mi respinge, ma quando io poi vado indietro e la posizione di riposo è sempre quella, io qui perdo il contatto. Quando perdo il contatto non scambio forze, va bene? Dal punto di vista sperimentale questa è una situazione molto delicata che può dare origine a instabilità, cioè faccio in continuazione così e finché non si rompe qualcosa, e qua guardate c'eravamo vicini, è una simulazione numerica questa, ma c'eravamo vicini qua. Poi perdeva il contatto e poi ritornava a sbattere fra virgolette. Sono delle dinamiche che non abbiamo studiato, perché poi ci sono delle discontinuità a quel punto. Se io vado a sbattere e faccio continuamente così, io vivo delle discontinuità. Dal punto di vista matematico sono equazioni differenziali discontinue e sono abbastanza, diciamo, onerose dal punto di vista matematico da studiare. Per noi non esistono e siamo felici così, nel senso in questo corso non le consideriamo. Ok. Il solito video. 1997. Controllo in forza significa che se io assegno forza 0, lui mi segue.
va bene? Si può portare appresso, diciamo, tutto quanto il robot semplicemente tirandolo dalla punta, perché lui segue per annullare questa forza. Poi invece, se io decido di applicare una forza, ovviamente qui, ragazzi, il cartone è sempre lo stesso, no? Quindi io la conoscenza del K che ho è abbastanza grossolana, e questo è il controllo in forza, nel senso che questo è dove sta, ecco qua, e questa è la forza che viene raggiunta all'organo terminale, e qui c'è il percorso cartesiano dell'organo terminale, va bene? Quindi molto pulito. Poi vabbè, il video si blocca, va bene, si blocca perché ho sbagliato io qualcosa nella conversione, però va bene, ok. Un video più recente, ma concettualmente la stessa cosa. Ecco qua, 30 newton sono 3 kg, ok? Quindi 30 newton lungo z, che in questo caso sarebbe la direzione, diciamo, verso l'operatore. Guardate, 30 newton lungo z, lui avanza, il robot sta spingendo perché non c'è interazione. Quando invece l'operatore poi interagisce, allora, diciamo, può sentire i 30 newton, che sono 3 kg, quindi sono abbastanza semplici, va bene. Quindi è implementato un algoritmo, diciamo, in un controllore industriale è abbastanza fra virgolette semplice. Ok, adesso i prossimi concetti li facciamo solamente dei cenni, va bene? Quindi se voi guardate, adesso ci sono anche cose abbastanza interessanti e onerose dal punto di vista analitico, però vi dico solamente dei concetti così per una completezza, diciamo, del ragionamento, però non entriamo troppo nel dettaglio. Moto vincolato, voglio dire, noi non abbiamo sempre bisogno di spingere contro un muro. In realtà ci sono una serie di operazioni di interesse industriale che adesso diciamo, nei quali ne vediamo un paio di esempi schematizzati particolari. Allora, che cosa succede nelle situazioni, diciamo, di interesse, situazioni reali di contatto? Allora, noi abbiamo dei vincoli cinematici che sono imposti dall'ambiente, cioè i vincoli cinematici riguardano le direzioni in cui posso andare, e poi ho, diciamo, durante il moto vincolato, io ho, diciamo, delle interazioni con l'ambiente in termini di scambio di forze e momenti del mio sistema con l'ambiente. Ora, quando io interagisco con l'ambiente, non ho un punto contro un punto. In genere quello che succede è che le deformazioni dell'ambiente, per esempio, sono deformazioni locali, tranne che avete una lastra di marmo, però avete deformazioni locali e il K non è neanche costante, magari all'inizio l'ambiente cede più facilmente e dopo meno, quindi c'è anche un K che può essere così. Posso avere la situazione, vabbè, il contatto con i tessuti molli è estremamente complicato. Non so se voi avete avuto modo di vedere, allora, non siamo andati al laboratorio Prisma, lì c'è l'umanoide che è stato sviluppato durante un progetto IRC del professor siciliano, è il robot pizzaiolo, dove il concetto di pizza è il trucco mediatico per rendere, diciamo, comprensibile che cosa? Il problema della interazione con dei tessuti molli, con materiali deformabili, che è assolutamente complesso sia dal punto di vista della percezione che dal punto di vista dell'interazione. Ha un interesse, per esempio, medico, in quel caso è stato fatto, diciamo, un lavoro mediatico utilizzando, diciamo, la lavorazione della pizza, no? Che è complicata dal punto di vista del controllo, è molto complicata.
Quindi le forze di contatto in quel caso, diciamo, sono anche abbastanza delicate. Oltre a questo, la cedevolezza non è solamente nell'ambiente, ma la cedevolezza anche nel robot. Perché? Perché io ho un tool, il tool lo collego all'organo terminale, non è mai rigido, fra l'altro anche il sensore di forza si deforma per definizione, perché misura le forze dalle deformazioni, che possono essere anche, diciamo, microscopiche, ma ci sono. Nel caso dei lightweight, per esempio nel nostro, io ho una cedevolezza abbastanza importante nei giunti. Se voi prendete il robot lo controllate chiedendogli state fermo e con la mano vi mettete a fare così, cede in maniera significativa, non è rigido, quelli industriali sono molto rigidi. Quindi in questo caso il controllo, diciamo, dovrebbe tener conto, ma in realtà è estremamente complesso, di tutti questi fenomeni. E la cosa è, queste sono considerazioni di contatto reale, ma sono assolutamente oltre quello che sono gli obiettivi di un corso del genere. Adesso vi salto quindi alcuni aspetti matematici per arrivare a farvi vedere essenzialmente solamente, partiamo da un esempio. Esempio più semplice, io voglio portare, la mia lavorazione richiede che io faccia scivolare questo oggetto su una superficie, eventualmente assegnando una certa forza. Ora, cosa posso assegnare? Beh, la cosa che posso osservare, e che sarà vera anche per i prossimi esempi, è che l'organo terminale può muovere liberamente in alcune direzioni. In questo esempio la X è parallela al piano, quindi la X è una direzione in cui io posso muovere liberamente l'organo terminale, mentre non posso muovere liberamente, nel senso che ho delle forze di reazione da parte dell'ambiente, in altre direzioni. Per come è stata messa la terna in questo caso, la Z è una direzione in cui ho una reazione, una forza, parliamo di spostamenti lineari. Quindi noi che cosa facciamo? Definiamo dei vincoli artificiali, che sono quelli imposti dal controllo, e dei vincoli naturali, che sono quelli imposti dall'ambiente. Allora, cosa vuol dire imposti dal controllo? Significa che sempre in questo esempio, io la velocità lungo X e la forza lungo Z sono vincoli artificiali, nel senso che, diciamo, sono io che li posso assegnare la grandezza desiderata. Mentre i vincoli naturali sono quelli imposti dall'ambiente. La forza lungo la direzione parallela al piano, cioè la forza lungo la direzione in cui non c'è interazione, io non la posso assegnare, sarà sempre zero. Bene? Così come la velocità lungo Z in cui c'è interazione, io non la posso assegnare. Ora, qual è l'aspetto da tenere in considerazione? È che questi vincoli sono ortogonali e complementari. Se una direzione appartiene a uno dei due vincoli, non può appartenere all'altro. Va bene? Questo è, diciamo, il significato di ortogonali e complementari. Non solo non può appartenere all'altra, ma poi, diciamo, sono anche ortogonali fra di loro. E allora a questo punto io posso usare questa considerazione e delle matrici di selezione che abbiamo saltato, diciamo, brutalmente, per arrivare a costruirmi il problema in maniera matematica e creare quindi delle matrici di selezione, che sarebbero queste qua, che mi selezionano fra le direzioni in cui voglio imporre dei vincoli artificiali, cioè delle direzioni in cui di fatto sto controllando, così come facevo prima, delle interazioni, e dell'altra in cui ci sono i vincoli. E quindi ho un sottospazio di controllo in forza e un sottospazio di controllo in velocità, in posizione, cioè in moto libero. Va bene? E quindi, per esempio, per questo caso studio, far scivolare un oggetto su un piano, se per esempio devo fare un'operazione, diciamo, di pulizia di levigazione di una superficie, se vedete in questo caso io ne ho 6,
sei naturali e sei artificiali. Allora, ragioniamo un attimo. La forza lungo Z è artificiale, vuol dire che la posso controllare? Sì, è artificiale. Poi i due momenti, noi abbiamo fatto tutto il discorso solamente sulle forze lineari perché è più semplice, i momenti non vi capiteranno neanche nel progetto d'esame, ma i due momenti in questo caso è chiaro che sono i due momenti in cui io applico un momento intorno a questo punto alle due direzioni che sono parallele al piano, va bene? Quindi complementare rispetto all'altro. E poi, vabbè, le velocità sono artificiali, quelle lì parallele al piano, e il momento posso, chiedo scusa, non il momento, e la velocità angolare intorno a questo punto alla perpendicolare, perché posso fare sempre questo momento. Sono naturali tutti quelli in cui c'è un vincolo naturale, quindi non posso assegnare in maniera arbitraria la grandezza. Questa è la situazione di far scivolare un tool su un piano. Quindi poi ci sono delle equivalenti matrici. Se invece voglio inserire un cilindro, quindi in un buco, quindi un problema di pegging hole, a questo punto io posso notare che ci sono delle differenze ovviamente fra le direzioni che posso controllare. Vediamo questo e poi diciamo giusto così per vedere se abbiamo capito il concetto e poi i prossimi li saltiamo. Allora, vincoli naturali, io non posso assegnare la velocità lungo X e lungo Y perché c'è il cilindro dentro il buco e quelle due direzioni c'è un'interazione nell'ambiente, quindi non la posso assegnare. Analogamente, se voi guardate, le velocità angolari intorno a x e y non possono essere assegnate, perché anche in quel caso, se voi cominciate a pensare diciamo, di ruotare il cilindro, voi avete l'interazione con l'ambiente, per cui quelle velocità angolari non le potete assegnare in maniera arbitraria. Altra cosa che non potete assegnare è la forza lungo la direzione diciamo, di ingresso e di uscita del foro, perché in quel caso chiaramente non c'è interazione con l'ambiente, così come pure potete ruotare all'interno del foro senza problemi e quindi anche quel momento è un vincolo naturale, non lo potete controllare. A questo punto tutti gli altri li possiamo controllare e quindi li cataloghiamo come vincoli artificiali, va bene? Che cosa osservo? Ma è un'osservazione diciamo neanche particolarmente così brillante. Io ho quattro grandezze di velocità qua e due di forza nei vincoli naturali. Va bene, non devono essere forza 3 e 3. In questo caso diciamo è abbastanza libero di muoversi questo oggetto. Cioè, chiedo scusa, è abbastanza diciamo impedito al movimento perché i vincoli naturali sono 4 su 6. Per girare una manovella la situazione è analoga, la saltiamo, ma è assolutamente analoga a quella precedente. Però guardate che in questo caso poi la terna, devo stare attento perché la manovella si muove, è un po' più complicato dal punto di vista poi delle trasformazioni di terne. Vabbè, lo saltiamo, nel senso che concettualmente è uguale al precedente, se dovessi lavorarci e fare un controllo su questo, dovrei diciamo, faticare un po' di più per quanto riguarda tutte le terne. Ok. Giusto così, sono tre casi particolarmente semplici in cui le direzioni erano coincidenti con i casi cartesiani, quindi avevamo 1 e 0, altrimenti concettualmente non cambia, però diciamo rappresentativamente è un po' più complesso e un po' più pesante da fare, però ovviamente c'è. Ok, allora questi sono i vincoli e arriviamo all'ultimo schema di cui vi faccio vedere solamente lo schema a blocchi, che è il controllo di forza movimento ibrido, in cui io che cosa faccio? Sfrutto questa conoscenza e praticamente con queste matrici di selezione, queste S pseudo inverse di S, non siamo entrati nel dettaglio, non pretendo che diciamo che è giusto per cercare di darvi il concetto, io che cosa faccio? Controllo in moto nelle direzioni di vincolo artificiale e controllo in forza nelle direzioni di vincolo naturale, e per quanto riguarda
per quanto riguarda, diciamo, il disaccoppiamento. Ho le mie brave matrici di selezione in cui, diciamo, vabbè, ho detto una cosa un po' imprecisa, però diciamo concettualmente io individuo quali sono le direzioni in cui posso controllare in velocità e in forza. E a questo punto io che cosa faccio? Definisco quindi un controllo del moto lungo quelle direzioni, un controllo di forza lungo quelle altre direzioni e le combino opportunamente per arrivare a un controllo che tenga conto di questa cosa. Non siamo entrati nel dettaglio, soprattutto queste variabili, per cui diciamo ve lo lascio così come schema generale, come la possibilità di fare questa operazione. Ok. Vabbè, qua ci sta l'esempio, però diciamo non lo facciamo. Va bene? Allora, finiamo qui la parte teorica del corso.